Alternanza scuola-lavoro. Alle Camere di Commercio la legge sulla buona scuola affida un ruolo cruciale di coordinamento delle iniziative volte a far incontrare le esigenze delle aziende e il bisogno di esperienza dei ragazzi. In primis, il Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro, vera piattaforma di incontro istituita presso l'ente camerale di Via Piazzi, che sulla partita ha deciso di investire stanziando 210.000 euro in 3 anni. Il nostro piccolo territorio montano risponde sempre molto bene alle iniziative che poi vanno incontro ai bisogni delle imprese, tant'è che questo registro ha raccolto oltre già 200 imprese che si sono profilate all'interno del registro, hanno messo la propria disponibilità ad accogliere in alternanza i ragazzi delle scuole, di tutte le scuole che oggi ormai hanno questo obbligo di fare momenti di stage all'interno delle aziende. Si sono profilate, hanno messo le proprie disponibilità, le scuole entrano nel nostro registro e vedono quali sono le imprese disponibili, che percorsi di alternanza offrono. Poi possono inoltre evidentemente acquisire dati su il numero dei percorsi, i periodi di svolgimento, le mansioni richieste, naturalmente la localizzazione dell'impresa. È uno strumento che intende rendere più, come si usa dire oggi, più smart questo incontro, quindi svincolandolo da una modalità più impegnativa dal punto di vista gestionale e organizzativo e collegandolo al digitale. 532 i tirocini avviati in provincia, secondo un monitoraggio presso le aziende aderenti, 446 i ragazzi ospitati. Molte le azioni attivate dalla Camera di Commercio nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, innanzitutto un servizio di informazione e assistenza alle imprese, contributi alle aziende già erogati 18 voucher, premi agli istituti scolastici. Abbiamo iniziato poi a chiamare e a contattare le imprese che hanno avuto i ragazzi in alternanza per capire come si può lavorare, come si può far meglio e quali sono le attività che la Camera di Commercio deve fare, e su questo stiamo lavorando. Per noi è un progetto emblematico, è un lavoro che il Consiglio della Camera di Commercio ha dato come proprio indirizzo strategico, dicendo che dobbiamo lavorare in quella direzione, bisogna attivare un vero sistema duale, come funziona molto bene in Svizzera, funziona molto bene in Germania, dove la disoccupazione giovanile sta nell'ordine dell'8%.